Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e qua, mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, vengo a te a far mia la vita del Fiat Supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore di Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 43, 14 dicembre 1912. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù nel venire mi legava con un filo d'oro dicendomi: figlia mia, non ti voglio legare con ceppi, funi e catene. Ai ribelli si usano ceppi e catene di ferro, ma ai docili, a chi non vuole altra vita che la mia volontà e non prende altro cibo che il mio amore, appena un filo ci vuole per tenerle unite con me. E molte volte neppure me ne servo di questo filo, tanto stanno addentrate in me da formare una sola cosa con me, e se l'uso è quasi per scherzare intorno a loro. Onde mentre Gesù mi legava, io mi sono trovata nel mare interminabile della volontà del mio dolce Gesù e di conseguenza in tutte le creature. Ed andavo ripassando nella mente di Gesù, negli occhi di Gesù, nella bocca, nel cuore, e così nella mente, negli occhi e in tutto il resto delle creature. E facevo tutto ciò che faceva Gesù. Oh, come con Gesù si abbraccia tutto, non resta escluso nessuno. Poi Gesù ha soggiunto: chi sta nella mia volontà abbracciando tutto, pregando e riparando per tutti, riprende in sé solo l'amore che ho per tutti, sicché l'amore che ho per tutti lo racchiude lei sola. E per quanto l'amo altrettanto mi è cara, altrettanto bella, sicché tutto lascia dietro di sé. Onde io, avendo letto che chi non è tentato non è caro a Dio, e parendo a me che da molto tempo non so che sia tentazione, l'ho detto a Gesù e lui mi ha detto: figlia mia, chi sta del tutto nella mia volontà non è soggetto a tentazione, perché il demonio non ha il potere di entrare nella mia volontà, non solo, ma lui stesso non vuole entrarci. Perché la mia volontà è luce e l'anima innanzi a questa luce conoscerebbe benissimo le sue astuzie. Quindi se ne farebbe beffe del nemico, il quale non ama queste beffe e gli sono più terribili dello stesso inferno.
ed a tutto potere le sfugge. Provaci ad uscire dalla mia volontà e vedrai quanti nemici ti piomberanno addosso. Chi sta nella mia volontà porta sempre in alto la bandiera della vittoria, e dei nemici nessuno ardisce fare fronte a questa bandiera inespugnabile. Capitolo 44, 20 dicembre 1912. Questi giorni passati il mio sempre amabile Gesù pareva che aveva voglia di parlare del suo santo volere. Veniva, diceva due parole e fuggiva, onde ricordo che una volta mi disse: figlia mia, chi fa la mia volontà mi sento come in dovere di dargli le mie virtù, la mia bellezza, la mia fortezza e in una parola tutto quello che io sono, e se non le dessi lo negherei a me stesso. Un'altra volta, leggendo la terribilità del giudizio e restando io molto contristata, il mio dolce Gesù mi disse: figlia mia, perché vuoi contristarmi? Ed io: non intendo di contristare te, ma me. E lui: ah, non lo vuoi capire che i dispiaceri, i contristamenti e qualunque cosa potesse soffrire chi fa la mia volontà cadono su di me e li sento come miei propri. E posso dire a chi fa la mia volontà: le leggi non sono per te non ci sono giudizi. E se volessi giudicarla, andrei come uno che volesse andare contro se stesso. Anzi, chi fa la mia volontà, invece di essere giudicato, entra nel diritto di giudicare gli altri. Poi ha soggiunto: la buona volontà dell'anima nel fare il bene è una potenza sul mio cuore, e questa potenza mi gioca tanto che mi costringe a forza di gioco a darle ciò che vuole. Stavo pensando: che piacerà di più al benedetto Gesù, l'amore o la sua volontà? E Gesù: figlia mia, su tutto deve primeggiare il mio volere. Vedi un po' te stessa, hai un corpo, un'anima, sei composta di intelligenza, di carne, di ossa, di nervi, ma non sei di freddo marmo, contieni anche un calore. Sicché l'anima, l'intelligenza, il corpo, la carne, le ossa e i nervi devono essere la mia volontà, e il calore che contiene l'amore. Vedi la fiamma, il fuoco? La fiamma, il fuoco deve essere la mia volontà, il calore che produce la fiamma e il fuoco, l'amore. Sicché in tutte le cose la sostanza deve essere la mia volontà, gli effetti l'amore. L'uno e l'altra sono connessi insieme, che non può stare l'uno senza dell'altra. Sicché quanta più sostanza di mia volontà l'anima contiene, tanto più amore produce. Ci apprestiamo a meditare questi due capitoli, ecco, che fanno subito sorgere di nuovo l'esclamazione: questo benedetto volume undicesimo, che veramente ha dei passaggi come questi di oggi, veramente impressionanti, veramente illuminanti. Alcuni passaggi certamente devono essere correttamente interpretati senza indebite e inopportune, ecco, e inferenze non autorizzate, però siamo dinanzi veramente a bellissime e consolanti verità. Numero uno, questo è bellissimo: a Gesù piacciono i cuori docili. Una persona che vuole vivere nel regno della divina volontà impara immediatamente questa fondamentale virtù e disposizione interiore, che è la docilità, che è il contrario di uno spirito ribelle. Cioè, il ribelle non può vivere nella divina volontà, no? Questo io penso che sia una cosa, se mi posso azzardare in un paragone arditissimo, proprio che ardito,
come Gesù dice nel Vangelo, se uno non nasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno dei cieli. Ecco, se uno è ribelle non può entrare nel regno della divina volontà, mi ha visto, insomma, proprio impossibile. Perché nella divina volontà si entra dopo aver compreso, e oggi abbiamo altri elementi ulteriori, la sua bellezza, la sua suavità, gli effetti mirabili che produce, la sua potenza, per cui l'atteggiamento di essere docile, ecco, ai richiami, ai moti, agli appelli, alle richieste del divin volere, incontra necessariamente una risposta docile, semplicemente perché nessuno di noi è così stolto e fuori di sé da privarsi scientemente e volontariamente per andare dietro alla propria volontà, alle proprie idee, ai propri capricci, ai propri punti di vista, di tesori e di beni tanto grandi. Cioè, adesso, insomma, quando Gesù dice che chi sta del tutto nella mia volontà, attenzione a questa parola, parolina, non è soggetto a tentazione. Attenzione, stare del tutto significa come la Madonna. Quindi H24 senza neanche un secondo di disconnessione, no? Ecco, quindi si capisce che raggiungere questo con perfezione, già altre volte l'abbiamo detto, no? Speriamo di arrivarci, ma nessuno deve presumerlo, nessuno deve sentirci, sì, guai, ecco, a una roba di questo genere. Così dicendo, ah, davo, il diavolo non mi tenta più, che bello. Ecco. Questo è l'uso distorto, ecco, di questa consolantissima verità. Invece c'è l'ovvia, ecco, l'ovvia. Se uno legge la mistica città di Dio di Maria da Greta, il diavolo tante volte ha provato ad avvicinarsi alla Madonna, ma neanche ci riusciva ad avvicinarsi. Maria da Greta non sapeva il perché profondo, quindi lo spiega, insomma, con le virtù, con la bellezza, con la straordinarietà della Madonna, ma non ci riusciva neanche, ecco, a starci vicino, insomma, no? Salvo alcuni momenti in cui, come dire, il nostro Signore attenuava un pochino, ecco, la potenza devastante in senso positivo della divina volontà, e il diavolo poteva avvicinarsi un po' per cercare di fare qualche cosa, ma si sfracellava contro il muro, così come si sfracellò contro il muro quando si azzardò a tentare Gesù nel deserto, no? Cioè, in quei casi il diavolo si è avvicinato non come fa con noi, perché quando certo con la permissione divina, ma è molto facile avvicinarsi a noi che siamo poveri peccatori, no? Ecco, ma per avvicinarsi a loro ci voleva, ecco, che, come dire, si attenuasse un po', sempre per divina disposizione, la potenza del divino volere, se no non si sarebbe neanche avvicinato. Ecco, quindi Gesù dice, attenzione, che se si sta tutti nella mia volontà, il demonio non ha il potere di entrarci, quindi non c'è possibilità, attenzione, lui stesso non vuole entrarci, cioè non si avvicina perché? Perché noi cadiamo in tentazione e facciamo i peccati, perché non riconosciamo la tentazione come tentazione e il peccato come peccato. Le tentazioni sono tutte quante trappole, sono inganni, sono. Il diavolo non vuole che noi conosciamo la verità, appunto per essere più libero di farci fare quello che lui vuole. Anche contento anche con la pia illusione che magari stiamo facendo qualcosa di buono, no? Ma se trova la luce della divina volontà, dice Gesù, l'anima innanzi a questa luce conoscerebbe benissimo le sue astuzie e si farebbe beffe del nemico. E chiaramente il diavolo non vuole essere umiliato e quindi via, lasciamolo perdere, perché l'umiliazione che ne trarrei da come sventa le mie trame, le svela e mi vince, è più grande del male che vorrei fargli, quindi lasciamo perdere. Questo è il discorso. Chi sta nella mia volontà porta sempre in alto la bandiera della vittoria. Allora, qui comprendiamo anche, no? E c'è tutto quanto il tema, guardiamo anche il male, il dilagare del male nel mondo, il dilagare, cioè
Guardiamo anche i fatti di dolorosissima attualità che stiamo ascoltando in questi giorni in cui cade la meditazione. Com'è possibile che tanto male è stato perpetrato da alcune persone? Ma lo vediamo tutti i giorni nel mondo, nei telegiornali e purtroppo a volte anche dove non dovrebbe stare. Com'è possibile? A, senza voler giudicare nessuno, quindi, ma semplicemente voler prendere atto di comportamenti. Quelle sono sicuramente anime vuote di divina volontà. Questo possiamo proprio essere sicuri al 100%. Perché divina volontà e peccato non vanno d'accordo. Dove c'è l'uno non ci può stare l'altra, d'accordo? Su questo proprio non c'è dubbio. Ecco quindi perché, io sempre cerco di far notare che la vita nella divina volontà è sempre una vita bellissima, entusiasmante, impegnativa, dove c'è il combattimento della fede, dove c'è la dimensione certamente della lotta, però, come dire, le modalità sono differenti. Io non mi metto a, come dire, a fare lo scontro frontale contro il diavolo, tra l'altro, come hanno fatto Adamo ed Eva, col diavolo non si fa mai lo scontro frontale perché se rimaniamo da soli noi di fronte a lui ci fa mille pezzi. Ma io, come dire, mi rifugio e mi stringo a colui che il diavolo se lo mette sotto i piedi, che è il divin volere, e non ho nessuna paura sotto questo punto di vista. Non lo temo, non per superbia o per spavalderia. E confido nella vittoria. Quindi non è l'atteggiamento di chi fa finta che il diavolo non esiste, che è la cosa, il più grande favore che gli si possa fare. Nell'atteggiamento spavaldo di chi dice: ma sì, ma tanto il Signore l'ha vinto il diavolo, quindi che cosa vuoi che mi possa fare? Questo è vero a metà. Che cosa vuoi che ti possa fare se tu stai al 100% nella volontà del Signore? Ci devi aggiungere quest'altro punto, d'accordo? Non è un automatismo, ecco, per cui siamo tutti quanti tranquilli al sicuro. Ecco. Però dall'altro lato non c'è neanche la paura, né il terrore e neanche quel sentimento instillato dal diavolo in alcune anime che cominciano ad angosciarsi, ad avere paura perché sembra che il male sia invincibile, sembra che vinca sempre lui, sembra che domini in maniera ineluttabile, sembra che ci si possa far niente, ma non è vero neanche per niente. Non è vero neanche per niente, perché una sola persona che fa la divina volontà getta nello scompiglio l'inferno intero e fa del bene invisibile a sé, che ritorna a vantaggio di tutti. Quel passaggio del primo capitolo dove Luisa dice che si trovava legata appunto da questo filo d'oro nel divin volere e attraverso il divin volere raggiungeva tutto, tutte le creature, tutte. E vedeva come Gesù abbracciava tutto e gli dice lui: se tu abbracci tutto in me, preghi e ripari per tutti. Ti prendi in sé l'amore che ho per tutti, tra l'altro. Quindi la grandissima, come dire, attività spirituale profonda e più importante che fa un'anima fusa col divin volere. È un'esplosione di grazia che ridonda non solo a beneficio del diretto interessato, ma di tutti. Ecco, bellissima poi quell'altra. Secondo capitolo contiene anche dei passaggi veramente notevoli, no? Chi fa la mia volontà mi sento come in dovere di dargli le mie virtù, la mia bellezza, la mia fortezza, perché se non glielo dessi lo negherei a me stesso. Questo è anche il corollario seguente, no? Quindi se Gesù non facesse parte di un'anima che vuole vivere fusa col suo divino volere, delle cose sue, si sentirebbe come se le stesse negando a se stesso. Quindi questo fa capire il tasso di unione e di intimità con Gesù che si raggiunge mano a mano che ci si inoltra in questa via di cielo. E anche qui, no? L'occasione delle tentazioni era perché, è vero, chi è stato a messa 2 giorni fa, ha letto nel libro del Siracide: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, no? E allora c'è tutto un filone ascetico che dice certamente che le anime care al Signore sono state tutte quante provate da molte tentazioni e lo sono tuttora, ecco. Ma la tentazione fa parte di quel momento, diciamo così, della fase
fase di crescita, appunto della purificazione, della crescita, che però, come dire, va scemando tanto più quanto più l'anima trova l'unione con Dio e diventa gradualmente sempre più refrattaria a sentirne le conseguenze. Luisa poi sta ancora leggendo questa tutta quanta letteratura classica, ascetica classica, attenzione, verissima, quindi che non è certamente da considerare come roba da poco o insignificante o peggio che mai non vera. Quindi la terribilità del giudizio particolare, il giudizio particolare è terribile certamente per chi disgraziatissimamente ha condotto una vita lontana da Dio, perché fino a quando siamo in questo mondo nostro Signore gli stratagemmi dell'amore e della misericordia li mette in atto tutti, ma noi insomma pensiamo una vita buttata, ecco, completamente buttata, vissuta continuamente non in grazia di Dio, quindi a fare cose o dannose o malvagie o inutili o non necessarie, quindi costellare le giornate dalla mattina alla sera di queste robe per tutta la vita e poi magari uno si pente poco prima di morire oppure non si pente per niente, quindi va a finire dannato. Come vuoi che sia il giudizio di una persona del genere? Che cosa gli deve dire nostro Signore? Gli farà vedere tutto quello che ha fatto e tutto l'amore e la misericordia che ha sprecato e tutte le grazie che ha sprecato e come ha buttato una vita, cioè che è un delitto atroce, insomma, buttare una vita che dovrebbe essere una cosa bellissima. Ma è chiaro che uno che vive nella divina volontà non solo che la vita non la butta, ma la vita la vive meravigliosamente. E, come dire, è una costellazione di piccoli soli, insomma, di beni prodotti in continuazione, col pensiero, con le parole, con le opere, anche con gli atti indifferenti. Quindi, cioè, dice, le leggi non sono per te non ci sono giudizi, attenzione anche qui, no? Ecco, si capisce, San Paolo scrive nel Nuovo Testamento che la legge è fatta per il peccatore, non per il giusto. San Giacomo dice che noi siamo stati chiamati a una legge di libertà, cioè quando uno entra nell'orizzonte che vuole fare quello che Dio vuole e appena lo conosce lo fa, è chiaro che, come dice anche San Giovanni, chiunque è nato da Dio non pecca, sta scritto nelle sue lettere. Non pecca significa non è che diventa, come dire, impeccabile e non si deve più confessare, no. Non pecca nel senso che non farà peccato rilevante, perché il peccato proprio con la P maiuscola è il peccato volontario in senso stretto, cioè io so che non dovrei fare una cosa, la coscienza mi avverte e io la disprezzo, non la accolgo e faccio una cosa che so che non dovrei fare, no? Ecco. Perché? Perché mi piace, perché mi interessa, perché voglio fare la mia volontà e non la volontà di Dio. Ecco. Ma capite? Quando si arriva a un tasso di unione con la divina volontà che io non muovo un passo fuori di lei, cioè di che cosa mi deve giudicare, di cosa deve giudicare un'anima di tal fatta nostro Signore, del bene che ha fatto, di che cosa gli deve dire? Quindi non. Ecco perché San Giovanni diceva che il timore è ancora segno di amore imperfetto, mentre l'amore perfetto scaccia il timore. Cioè, le anime che vivono nella divina volontà non hanno paura del giudizio particolare, non perché sono spavalde, cioè camminano sempre nell'umiltà con timore e tremore, perché non sono presuntuose, non pensano di essere già sante, non pensano assolutamente di essere già arrivate o che sono già fuse con la divina volontà e quindi alè, no, non pensano queste cose, però non hanno dentro il cuore quei sentimenti di terrore, di angoscia, anche perché tutte quante le cose sbagliate del nostro passato sono tutte sigillate dal sacramento della penitenza e, come sappiamo, qui rimando chi non lo sapesse, tutti gli atti della nostra esistenza, dopo averli confessati, possiamo anche rifarli nella divina volontà, quindi riscattare anche quei momenti della nostra esistenza che sono stati inficiati e feriti dal peccato. Quindi andando a prendere ciò che Gesù ha fatto già per noi durante la sua vita terrena e che avremmo dovuto fare in quegli istanti in cui abbiamo purtroppo scritto gli strafalcioni nella nostra esistenza, facendo non la sua ma la nostra volontà. Questo è un esercizio interiore, insomma, possibile,
e molto fruttuoso che è sempre possibile fare, no? E poi c'è un'altra cosa che Gesù ha detto, veramente qui ci sono tantissime suggestioni, no? E dopo che aveva detto, guarda che con le, dice, Gesù dice a Luisa, perché vuoi contristarmi, mentre stava, diciamo, un po' rattristandosi, pensando al giudizio particolare che faceva sue le disposizioni di questi autori spirituali, cioè del giudizio terribile, e quindi Luisa comincia a dire, mamma mia, oh, è come... Ecco, Gesù gli dice, perché vuoi contristarmi? E lui dice, ma veramente non sto contristando te, veramente mi sto rattristando a me, insomma, che mi stanno venendo un po' di capelli dritti pensando a questa cosa. E Gesù dice, no. E questa è un'altra, veramente una cosa impressionante, no? I dispiaceri, i contristamenti e qualunque cosa potesse soffrire chi fa la mia volontà cadono su di me e li sento come miei propri. Questa è una frase da contemplare, che cosa uno vuole commentare, cioè, è veramente impressionante, cioè, pensiamoci bene, vediamo se quanto e come ci crediamo, cioè, Gesù non soltanto considera come propria una persona di tal fatta, ma si può capire un pochino, no? Perché quando noi amiamo tanto una persona, se quella persona soffre, se la amiamo veramente, soffriamo noi, forse anche più di lei. Però questo è realtà, se chiaramente stiamo dentro la divina volontà. Interessante, infine, dato che la meditazione volge al termine, vedere l'ultimo punto, che è, dice, che piacerà più al benedetto Gesù, l'amore o la sua volontà. Ed ecco qui proprio la perla, no? Il primato è della divina volontà, perché la divina volontà è amore, d'accordo, ma l'amore è una, come dire, conseguenza immediata e diretta del fatto che la divina volontà è la divina volontà di un Dio che è amore, quindi dovunque si muova sempre produce amore, come il calore rispetto alla fiamma e al fuoco e come il caldo rispetto al nostro organismo, di come è tessuto, no? Perché però Gesù sottolinea questa cosa? Perché, per esempio, non sempre si ha una esperienza immediata dell'amore come conseguenza della divina volontà. Andiamo io a dire alla Madonna, quando stava sotto la croce, insomma, no? Se sentiva che la divina volontà fosse in quel momento amore, ha sofferto terribilmente, no? O durante la prova, poniamo i 3 giorni di smarrimento di Gesù nel Tempio, la Madonna certamente ha fatto il fiat, certamente ha cercato Gesù, ma in quei giorni ha sofferto. Ma quell'evento che la Madonna ha vissuto, che era divina volontà, era amore per lei, anche se al momento, quindi nell'immediato, tu quell'amore non lo percepisci. Ecco perché Gesù ha questo discorso. Se ci capita un momento di una prova, una sofferenza, una tribolazione, una cosa che gli uomini trattano, quelle che chiamano disgrazie, d'accordo? A noi le disgrazie non capitano, agli amici di Dio non capitano disgrazie, capitano solo grazie, d'accordo? Perché anche un evento negativo è un evento di grazia, anche se io non lo percepisco come tale. Ecco perché Gesù dice, attenzione, il primato è sempre nella mia volontà e anche in quello che noi dobbiamo fare, perché anche per noi molte volte muoversi nella divina volontà, certo noi dobbiamo avere come stile l'amore, tutto quello che vogliamo, no? Però pensiamo quando a titolo diverso le persone, un genitore, un sacerdote, un vescovo per esempio, deve intervenire in una situazione per correggere o anche per governare, quindi magari deve prendere un provvedimento che è sgradevole per il proprio sottoposto, pensiamo a un figlio, a un genitore, ai genitori nei confronti di un figlio che deve essere fermato, deve essere corretto, o di un'autorità verso una persona che si comporta malamente, che dopo essere stata avvicinata con tutto l'amore di questo mondo e la dolcezza di questo mondo, continua. È necessario in quel caso intervenire anche con misure sanzionatorie. Quella misura sanzionatoria non è più amore? Certo che è amore,
è un amore differente. Oppure facciamo anche l'esempio di una persona, per capirci, no? Che ha un male che deve essere operato, io se lo porto in ospedale, quello mica si sente amato, quello soffre, ma fargli un'operazione è un atto d'amore perché attraverso quell'operazione gli salvo la vita. Quindi, d'accordo? Su questo dobbiamo essere consapevoli, che purtroppo in questo mondo non sempre noi cogliamo il nesso immediato tra l'amore come conseguenza necessaria della divina volontà, sia, come dire, nella divina volontà rivolta da Dio verso di noi, sia quando noi siamo chiamati per divina volontà a fare qualcosa che magari fuori di noi possa risultare sgradevole. Dice, ma ah, guarda, che amore è? Ha fatto così? Ah, papà non mi vuole bene perché mi ha proibito di andare in quel posto pericoloso. Cioè, tutti quanti abbiamo vissuto queste cose, no? Ecco, quindi nella coscienza di questo capiamo perché Gesù dice: la divina figlia mia, su tutto deve primeggiare il mio volere. Quindi, se una cosa è divina volontà, è sempre amore, anche se io non lo percepisco. E quindi, quanto più sostanza di divina volontà contiene la mia anima, no, e tanto più amore da un lato sperimenta. E dall'altro produce. Anche oggi, Santa Vergine Maria, siamo entrati in questi mari di grazie, di bellissime e consolanti verità che infondono grandissima fiducia, grandissima speranza e anche grandissimo desiderio, ecco, di crescere in questo nostro cammino in cui tu ci precedi come regina, come imperatrice, come principessa, come conoscitrice perfetta di tutte le cose che Gesù piano piano ci svela, ci snoda, ci mostra le famose verità sul mondo della divina volontà che servono appunto a farcene intendere la bellezza e la grandezza per muoverci sempre più e sempre meglio al desiderio che si traduca poi ovviamente in atti di entrare in questo mondo. Ecco, tu prendici per mano e guidaci, anche per te è verissimo che la tua volontà materna è sempre amore, ecco, diciamo che tu sei la più brava di tutte a far percepire l'amore anche quando per l'amarezza di qualche medicina, ecco, non è tanto percepibile. Ecco, anche questa deve essere la nostra attenzione, nel senso che pur nella consapevolezza, ecco, che non sempre è possibile, possiamo sempre fare in modo di trasmettere come possiamo quell'amore che è inerente all'agire nella divina volontà, cosa che cerchiamo, ecco, ci sforziamo e desideriamo ogni giorno fare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.